Quando all'inizio del 2000 il giovane Bamango Badi veniva premiato a Cannes per Il tempo dei cavalli ubriachi, la sensazione diffusa era non solo che si fosse rivelato un nuovo talento all'interno di una cinematografia di successo, ma che il cinema iraniano avesse trovato un nuovo modo di raccontare. Uno stile più diretto, sottratto all'accuratezza formale nella composizione dell'immagine, anche più immediato e politico nel costruire il suo discorso. La parola che si spendeva di più era documentario, in virtù di un approccio molto più orientato a mettere in scena azioni e corpi, che non a cercare di raggiungere la dimensione poetica dell'immagine, un esercizio come quello dei maestri Kiarostami e Makhmal Baf, che qualcuno iniziava a trovare un po' troppo autoreferenziale, accademico. Ciononostante, l'esperienza con cineasti come Kiarostami e Makhmal Baf aveva dato a Gobadi un indiscutibile gusto per l'inquadratura, ingrediente essenziale per sottrarre le proprie immagini alla pura dimensione della cronaca. La cosa che sorprende maggiormente di fronte ai gatti persiani è la capacità di disegnare una visione dell'Iran di oggi che si sottrae ai confini angusti della semplificazione. A partire dalla messa in scena di autorità e istituzioni, che se nell'immaginario globale si presentano con un'invadenza ostile e urlata, nel film risultano praticamente assenti e sorprendentemente invisibili. Una presenza non repressiva, bensì normativa in modo ottuso, che prevede l'autorizzazione per incidere un album di musica o per fare un concerto, anche tra le mura domestiche, e che concede il permesso soltanto ai gruppi in cui c'è un coro e non laddove vi è una voce solista. Una legge che spesso e volentieri chiude un occhio di fronte alle piccole illegalità e alla corruzione diffusa che consente di ottenere ciò che la burocrazia e il clima di sospetto rendono irraggiungibile ai normali cittadini. Ciò che affiora ben presto, seguendo le orme dei due giovani protagonisti, è la stretta sorveglianza del regime nei confronti della circolazione delle idee e della morale pubblica. Sono tratti della vita iraniana che già coloravano Persepolis di Marjan Satrapi, dove già si accennava una società composta da due strati, ciò che si vede per strada alla luce del sole e ciò che non si vede nel buio degli appartamenti e degli scantinati. E come in Persepolis, anche i gatti persiani e la musica, ascoltata e suonata, a garantire il legame profondo con il resto del mondo. In tale prospettiva, il film di Gobadi è unico nel raccontarci la ricchezza dello spettro musicale prodotto da Tehran, tanto da ricordarci l'omaggio alla scena musicale di Istanbul in Crossing the Bridge di Fatih Akin. Sorprendente per gran parte del pubblico dei gatti persiani, scoprire l'inedita commistione tra il blues e le ballate cantate rigorosamente in lingua farsi, tra i duetti canori della tradizione popolare e il rap abrasivo sulle miserie di Teheran, oppure ritrovare le atmosfere di Pink Floyd a Pompei nel surreale concerto all'aperto di un gruppo folk locale. A questa strana compresenza di antico e moderno, il film deve gran parte del suo fascino, e per questa ragione è inviso alle autorità, lasciando un segno indelebile grazie a rapide immagini di straordinaria intensità, come quando alla giovane protagonista è sufficiente alzare il cappuccio della felpa per adeguarsi alla norma che le donne devono rispettare per le strade di Teheran.